Mi rivolgo a tutti gli italiani che lavorano nel campo del design, architettura, fashion, grafica, cinema e specialmente anche food, alla ricerca di cose nuove, di cose mai viste, di cose che normalmente non si trovano nelle guide o nei magazine, nei libri che parlano di Tokyo. Io vivo a Tokyo, sono un designer italiano, Andrea Di Chiara. Mi occupo di design da tantissimi anni, però sono appassionato, il mio hobby è la musica, è musica moderna, dal rock al pop al blues al new wave, e il cibo, mi piace cucinare molto, mi piace sperimentare, la sperimentazione è una cosa molto importante per me, perciò mi rivolgo a tutte le persone che lavorano nel campo del design, intorno al mondo del design, design inteso a 365 gradi, 160 gradi, che parlano, che vanno in cerca di cose nuove, queste cose che parlano del futuro, specialmente a Tokyo. Chi viene a Tokyo, potete contattarmi, perché dalla metà di marzo nel mio studio Di Chiara Design, trovate anche l'account in Facebook, cominciamo questo service, questo servizio di accompagnamento, non con la chitarra, accompagnamento per le persone che sono interessate al design e vogliono scoprire una Tokyo, Tokyo can't find, la Tokyo che è difficile trovare, i posti più particolari, nascosti, piccoli locali, piccoli negozi, piccoli artigiani che fanno le cose, vie particolari, landscape, architetture, interior, di tutto questo che riguarda il design, il trend, il cool, chiamatelo come volete. Faccio questo servizio, io sono italiano, come ho detto, mia moglie è giapponese, vivo a Tokyo e vi aspetto per farvi vedere Tokyo Can't Find, mi raccomando. È molto importante perché i vari punti di vista sono difficili da trovare a Tokyo, nelle varie cose nuove, perché Tokyo è una città pazzesca, tra l'altro è un camaleonte, è multiforme, poi è continua mutazione, è un magma, è una cellula che si muta continuamente, muta, e perciò bisogna scoprirla ogni giorno. Ogni giorno per me è una sorpresa, tra l'altro, che vivo qui da quasi 3 anni, che viaggio, giro Tokyo, è una sorpresa incredibile, perché giri un angolo e trovi una cosa nuova, ma ieri non c'era. Ah, wow, è incredibile, Tokyo è una città pazzesca, mutante, che va scoperta ogni giorno, ci sono cose incredibili, nuove, pazzesche, che bisogna vedere, però non le trovate normalmente. Tokyo can't find, absolutely I can do, vi posso portare io, Andrea Di Chiara, Di Chiara Design, in Facebook trovate l'account, contattatemi se venite a Tokyo.